Salve amici di YouTube da Geppo, questa mattina voglio farvi vedere gli sviluppi dell'orto, che cosa è nato, cosa è cambiato dall'ultima volta, dall'8 di aprile che avevo fatto un video, è piovuto molto, però l'orto è bello. Fresco, sono nate tante cose. Comincio da là in fondo, così. Allora, qui ho messo un sacco di sostegni. Ho trovato delle canne di bambù dal mio vicino qua, le ho lasciate molto alte, che così le riutilizzo per diversi anni. Allora, qui c'è una bella fioritura di questi fiori gialli che non so come si chiamano, ma qui mi sono rimasti pochi gigli perché le cucciniglie me li hanno mangiati. Qua ci sono le cipolle, un po' di amarilli lì. Sono nati i solini dentro nei vasi, c'è pieno. Qua ci sono dei pomodori, diverse qualità, costoluto, cuore di bue, tondi. Queste invece sono del San Marzano gigante, mi hanno detto, vedremo com'è. Poi qua ho approfittato in questo pezzetto, ho messo giù i cornetti, i fagiolini, che sono già germogliati. Poi qui c'ho ancora degli spinaci e là in fondo ho messo dei pomodori datterini, quattro gambe ne ho messi. Qua c'è il sedano, i porri, e ci sono delle carote che sono belle, là delle biete, erbette. Queste sono chiamate ma barba dei frati. Quando sono tenere si possono mangiare in insalata, poi se si lasciano crescere troppo si possono far cuocere. Qui ho messo dell'insalata, qui ci sono delle altre erbette e un po' di carote che sono nate un po' rade, ma meglio così, così non devo schiarirle. Poi là ci sono sei gambe di melanzane e un po' di peperoni gialli, verdi, che poi sono sempre verdi, perché qui c'è del prezzemolo, basilico, qua ci sono ancora qualche cipollina, un po' di insalata alla rucola, quella là è rucola, qua ci sono delle rose, le peonie che ormai stanno andando perché continua a piovere. Bocca di leone che nascono spontanee, guarda cosa ce n'è. Qui c'è la salvia, qui un po' di gerani, qui c'è il giaggiolo che ormai è già fiorito, degli amarilli lì che stanno fiorendo. Qua ho messo due bulbi di lilium, che uno è già sviluppato, l'altro sta facendosi. E qua ci sono delle belle rose rampicanti. Ecco, vi ho detto tutto, sta cominciando a piovere ancora. Oggi è il 17 maggio. Vi saluto. Ciao ciao da Beppe, da Geppo. Alla prossima.